sindaco, prego. Thank you. You know, right now, loss is so involving that basically for the next year of our lives, that's all we're thinking about. I mean, the show is, you know, this is an incredible thing for us to come here to Rome and for all these people to be here. It's overwhelming for us. We work so hard on the show, we lead a very monastic existence, and that's what it takes to make a television show. For example, after the, you know, shortly after the pilot, J.J. Abrams left to go do Mission Impossible 3. In the time it took him to make that movie, we made about 46 episodes of Lost in the same period of time. So we work really hard on the show, and I think that for us, we are focused on finishing the show, and then I think creatively we'll see what's next at that point. And it probably will be something a little less complicated and a little bit different in tone. Noi siamo così impegnati su Lost che per il prossimo anno l'unica cosa a cui assolutamente penseremo. È incredibile per noi essere potuti venire qui a Roma, avere così tanto pubblico di fronte a noi, anche perché il fatto di lavorare su Lost ci porta a condurre una vita assolutamente monastica. Questo è quello che ci vuole per avere un buon show televisivo. Per esempio, dopo che è stato presentato il pilota, J.J. Abrams è andato via perché ha dovuto lavorare su Mission Impossible 3 e nel periodo in cui lui ha terminato il film noi abbiamo terminato 46 episodi di Lost, per cui capite il carico di lavoro, lavoriamo veramente duramente, soprattutto vogliamo fare tutto questo per finire lo show in tempo. Dal punto di vista creativo non so che cosa avverrà dopo, però probabilmente qualcosa forse di meno complicato ma sicuramente diverso. I'm going to join the Dharma Initiative. Lui si unirà alla Dharma Initiative, la signora che stanno laggiù. Abbiamo una domanda qui, poi una domanda lì e poi una domanda lì. Prego, John Miller. Thank you, Marco. Good morning, gentlemen. I wonder if all the panel could discuss this and whether or not, with the benefit of hindsight, the making of Lost was possibly the greatest gamble in television history. Because apart from dollars, surely reputations and careers were at stake when you embarked on a television show that broke all the rules. And I also wondered if you could discuss when exactly you were aware that you had hit the global jackpot. Could you translate that? It's a little thing. Volevo chiedere a tutti quanti di dare una risposta a questa domanda. Col senno di poi, si può definire questa fiction, questa serie, forse il più grosso gioco d'azzardo, la più grossa scommessa mai fatta nella storia della televisione? Perché non era soltanto una questione di quattrini, non soltanto una questione di dollari che erano in gioco, ma qui c'era un gioco veramente, la professionalità e la reputazione e il nome di certe persone. E quando è che avete preso coscienza e consapevolezza del fatto che questo veramente era il successore? Bruno, riscattò il microfono, sentiamo prima Matti Fox, poi Jack Bender, poi andiamo a loro. Ma la domanda è per tutti quanti. I really didn't think about the gamble of the show when it started. I mean, you never know how a show is going to be received by an audience, and I think it's very dangerous to go into the creative process of making something or getting involved in something with any thought of that at all. I was really impressed by the script. I was very excited by the premise and what I felt or sort of vaguely imagined that premise would give us the opportunity to explore. So I was incredibly excited to jump in with everything that I had. You know, I don't really remember a moment when I realized the show was globally going to be very successful. I mean, certainly there was a moment for us in the United States when it premiered and something like 20 million people watched, I think, on the opening of the premiere.
And that was an exciting moment for us because it validated sort of what I think all of us believed was something special, and we really believed in what we've done so far in pilot. But globally, it's been sort of a gradual realization because it's really only come for me from traveling around the world and going to different places and seeing the response and how important this story has become to so many people around the world. And so I don't really ever remember a specific moment. It's been sort of an accumulative thing. Quanto all'idea l'idea di pensare che potesse essere una sfida, una grossa sfida, un grosso azzardo, questa è una cosa che assolutamente non c'è mai venuta in mente, non è mai venuta in mente, almeno ammesso dall'inizio della serie, anche perché è molto pericoloso, soprattutto da un punto di vista creativo, avvicinarsi ad una serie, ad uno show, magari avendo in mente queste idee o avendo in mente queste preoccupazioni. Io, come ho già detto, ero assolutamente colpito dalla sceneggiatura, ero entusiasta all'idea di questa premessa che mi dava magari soltanto un'impressione molto vaga di quelle che erano le opportunità, di dove potevamo andare sulla base di quelle premesse con la serie. Ed è stata una cosa che mi ha spinto a gettare proprio anima e corpo in questa serie, in questa fiction, senza pormi troppi problemi. Quanto poi alla presa di coscienza, alla consapevolezza che questo fosse diventato un grosso successo a livello globale, no, non c'è stato un momento. C'è stato sì il momento in cui ci siamo resi conto che negli Stati Uniti era un successo, ed è stato quando c'è stata la prima e abbiamo avuto 20 milioni di persone che hanno guardato praticamente l'apertura di questa fiction in televisione. Lì ci siamo resi conto di quanto fosse, di quanto avesse colpito, di quanto avesse preso le persone. Però a livello mondiale, a livello internazionale, io almeno personalmente me ne sono reso conto gradualmente, girando per i vari paesi, per i vari posti, in varie parti del mondo, e percependo, sentendo come questa storia aveva preso le persone e come queste persone rispondevano, reagivano a quello che noi trasmettevamo con lo show. I agree with Matthew. Concordo con Matthew. Abbiamo una domanda lì, poi abbiamo una domanda lì, poi abbiamo due domande su quella fila. La vedo con la maglia. La vedo bene. Sì, voglio prima dire, fare una piccolissima premessa. Io ho 60 anni e mia figlia 24, ed entrambi in maniera molto entusiasta seguiamo Lost. Mi piace? My daughter is 24. Okay. Già fatto, non si preoccupi. So I go straight to the question. Ciao. Italiano è meglio. Italiano preferisce? Allora, devo tradurre dall'inglese che ho qui davanti. We have seen many little figures and many little-like behaviors lost. From Hurley's motivational building of the golf course to the more obvious leader figures like Jack and Locke for the Losses, Anna Lucia for the Tailies, Ben for the others, Sawyer as head of security on the island, Jacob, Charles Widmore, and so on. Chi? In your opinion, who's the best leader figure in Lost? Who has been expressing leadership qualities and why? The question is Vincent. Non si ferma più. I think that cynically speaking, you know, in order to be an effective leader, you have to be very good at lying. And this is why Jack has never really been a good leader per se, but his heart's in the right place. So I would go with Ben. By far the best liar.